Ciao a tutti, eccoci con il consueto appuntamento con le razze. Adesso lui è girato. Oggi siamo con una razza che ti chiede i bocconi. Chi c'è? Oggi siamo con una razza particolarissima. Fatte vedere. Dai, su, guarda di là, guarda di là. Di là la telecamera. Qua, psycho. Seduto. No. Oh, su. Siamo qui con Evan, un Alaskan Malamut, come vedete, un cane veramente devoto al suo padrone. Infatti oggi parliamo di questa razza, una razza bellissima. Ma... siamo sempre nel format insieme al proprietario, che chiede i bocconi. Chi c'è? Ok. Ora tu non lo calcola troppo se fa così, che lui si calma. Okay. Questo tipo di cane è un cane Spitz primitivo. Ne abbiamo già affrontato uno, abbiamo affrontato il grande Akita americano. Non ci sono delle differenze, ma anche molte similitudini con questa razza. L'Alaskan Malamut non va confuso con l'Husky. Sono cani simili. Allora, intanto l'Alaskan Malamut deriva dai Malamut, che erano una tribù eschimese. Qual è la differenza che hanno con l'Husky? Che mentre l'Husky era un cane da slitta, l'Alaskan Malamut era un cane da slitta, ma dedicato al traino pesante. Quindi sono cani che non lavorano in velocità. Prendilo così. Non lavorano in velocità. Lavorano nella resistenza. Quindi trasportavano carichi pesantissimi proprio per i Malamut. Che significa? Vabbè. Quindi portavano carichi pesantissimi. E questi carichi pesantissimi erano anche appesantiti a loro volta dalla neve alta. Quindi dobbiamo capire che se parliamo di una parte morfologica di questo cane, è molto saldo. Ha una resistenza enorme. Una muscolatura veramente, veramente importante. Se guardate la fisionomia di questo cane, vedete che non può fare a meno che ricordare un lupo. Infatti è nell'ultimo grado di scala psicosomatica dal lupo. Significa che i caratteri genetici di questa razza sono veramente simili a quelli del lupo. Ok? Venivano impiegati anche, oltre che per il carico pesante, per il trasporto pesante, per la caccia alle foche e all'orso. Lo dico molto spesso perché è facile travisare. Non cacciavano un orso, inchiodavano un orso, l'orso polare in questo caso, finché non arrivavano i cacciatori. Ci vuole sempre un grosso coraggio. È un cane in realtà poco territoriale. Dove ero? Degli orsi polari. Ok, l'ho finita l'orso polare. Che erano inchiodati. Inchiodavano l'orso polare. È un cane poco territoriale. Paradossalmente è poco territoriale, quindi non è un cane tendenzialmente da guardia. È però un cane di tipo primitivo. Adesso parliamo un secondo del discorso relativo alla branca primitivo. Essendo più vicini al codice genetico del lupo i primitivi, hanno sicuramente delle componenti più lontane dal cane ideale, come ce lo immaginiamo. Quindi la loro relazione, cioè la loro duttilità, andatevi a recuperare il video sulle doti caratteriali che si chiama Sai riconoscere il tuo cane, la duttilità sicuramente è un po' bassa. Non sono cani da IGP, non sono cani da relazione costante, si stancano a relazionarsi. Possono farlo tranquillamente, anche Mattia, che ringraziamo, e che è il proprietario, è un mio cliente, quindi lavora con questo cane insieme a me. Si può lavorare con questo cane. Però dovete sapere che i primitivi non vogliono tante rotture di scatole. Ecco, ve lo dico in maniera poco cinofila. È un cane, come vedete, però strettamente legato al proprietario. Vedete, è giocherellone, si diverte a giocare,
si diverte a interagire nei limiti. Ovviamente, lo dice il nome stesso, stiamo parlando di Alaskan Malamute. Non possiamo pensare che è un cane che regge bene le alte temperature. Infatti è dotato di due tipi di pelo, pelo e sottopelo. In poche parole, se prendete un Alaskan Malamute, non potete sperare che senta freddo in queste zone. Potrebbe rimanere tranquillamente fuori a meno 5 gradi e non sentire minimamente la temperatura. Questo deve essere chiaro. È durissimo, eh? Se lo chiami, chiamalo, Evan. Tu fai Evan e lanci il boccone a mezzo metro dal cane a terra. Finché non te guarda, non lo lanci. Lancia, vai, qua, lancia. Ok, ora lui ti guarderà, guarda. Chiama Evan. Che? Quello è troppo, lancia. Ma come lanci? Ma ci hai pensato a giocare meglio? Chiama Evan. Adesso riseduto, dai. Adesso tu ce l'hai così. Va. Tu sei fissa. No, puoi anche abbassarlo. Lui lo sa che lo lanci. Se ogni tanto lo lanci, lui rimane su di te. Essendo cani portati per il traino pesante, bisogna stare molto attenti a impiegarli in attività tipo agility o attività di velocità. Non va scambiato, ripeto, con l'husky. L'ossatura è molto più salda. Sono cani che possono subire traumi molto più pesanti di quelli che ha un husky, che è un cane per traino in velocità. Sono due cose diverse. Sicuramente l'alfascino che c'ha questo cane è quello che sembra di avere davvero un lupo, ok? E quindi questa cosa è bellissima. Se poteste essere qui e toccare il suo pelo, se poteste essere qui e toccare il suo pelo, vedreste che è una cosa veramente folta e vi rendereste conto quanto questo cane non può sentire freddo. Anche perché se noi versassimo un secchio d'acqua sopra questo cane, sarebbe così impermeabile che l'epidermide non arriverebbe a bagnarsi mai, passerebbe sopra il pelo. Però noi abbiamo la fortuna qui di avere il conduttore. E sto lasciando di fuori questa serie. Ma mai tirato un boccone addosso? Oh, sì. Ma tu non sei bravo a lanciare i bocconi. Impara. Bello. Va bene. Adesso ti aspettano per il mondiale GP dopo questa cosa. Grande, Giacomo. Allora, dai, un altro. Un altro in bocca. Sì. No, in bocca io lo dovevi lanciare. C'eri quasi. Non ci hai creduto. Vabbè, basta, mo c'è stampo. Quella era di lanciarglielo ogni tanto. Abbiamo qui la fortuna di avere Mattia, che è un mio cliente e anche il proprietario e conduttore del cane. Questo format ci porta Mattia sempre a fare delle domande, ma io voglio fare domande a te. Come vivi il cane? Ci interessa soprattutto come lo percepisci tu, perché poi quello che dovevamo dire per quanto riguarda il punto di vista caratteriale e morfologico l'abbiamo detto. Allora ti farò determinate domande. Come è Evan, ad esempio, nella relazione con gli estranei? Come lo vedi tu? Entra una persona a casa, ti viene a trovare? Guarda, sicuramente non è da guardia, potrebbe entrare al ladro e gli aprirebbe la porta. Questo è fighissimo, perché poi se andiamo a guardare rispecchia proprio la sua memoria di razza, cioè è stato detto che non è un cane da guardia, cioè non è adatto per la guardia, alla fine è un socievole. Ma ti dico, inizialmente tutti mi hanno detto è il Malamute aggressivo qua là. Io aggressività mai vista. Lui è uno che è contento se arrivano persone a casa. Assolutamente, potesse farlo saluterebbe tutti, anche quando usciamo in giro saluterebbe tutti. Senti, lui vive con te dentro casa
o fuori casa o tutte e due? Lui vive con me dentro casa e ogni tanto c'ha i suoi spazi fuori. Comunque ci abbiamo il giardino, ci abbiamo, vivo in mezzo a una campagna, quindi lo spazio esterno ce l'ha. Quindi però già... principalmente dorme in casa, vive in casa, mangia in casa, sta con noi in famiglia. È con voi in famiglia. Con i membri della famiglia è totalmente uguale con tutti o ha delle preferenze lui? Cioè nel senso, tu sei il conduttore del cane, no? Sì, beh. Trovi una differenza tra te e i membri che stanno in casa tua, quindi i genitori tuoi, suppongo, oppure è uguale con tutti quanti? Beh, sicuramente le differenze ci stanno perché... tra virgolette, quando parlo io è legge, e quando parlano i miei c'è sempre... Un po' meno, però tu hai anche fatto un percorso da destra. Certo, certo, okay. Quello sicuramente. Ok, benissimo. Che devo dire mi ha aiutato, okay. Perché già se ti ricordi agli inizi... Era difficile da gestire. Infatti, ora poi tu hai questo riscontro col cane, però lui è un cane difficile da gestire. Cioè se eri con un pastore tedesco ci mettevi la metà del tempo. Il cane primitivo è un po' restio all'addestramento, però hai ottenuto un buon risultato. Sì, sicuramente, sicuramente. Pelo. Perdiamo tanto pelo? Ma smetti, sinceramente. Allora, relativamente, periodo della muta è dentro casa, stanco le due settimane, è tragico. Ok, quindi un po' ne perdiamo. Tragico. Il resto dell'anno, sinceramente, non più di tanto. Ok, quindi... più di tanto, poi una volta che comunque c'è lo spazio lì e tutto quanto, la problematica diciamo non si pone. Ok. La muta invece. Una cosa importante della Alaska Malamute che dobbiamo sapere è che essendo un cane da traino pesante, quindi la sua memoria di razza lo portava a fare veramente chilometri con molto peso, è un cane che richiederebbe un po' di movimento nelle passeggiate, quindi se avete una Alaska Malamute dovete portarlo a camminare. È una cosa che tu fai, Mattia? Sì, noi portiamo a fare la passeggiata. La mattina, diciamo, la prima mattina ci porta mia madre che mi dà una mano, diciamo, al lavoro e tutto. E poi, ecco, il resto della giornata c'è me lo giostro, porta a correre. Quindi comunque fa parecchio libro. Movimento. Sì, abbastanza. Cioè, abbastanza. Si affatica... Cioè, non è che si affatica, si stufa. Si stufa facilmente. È uno che si rompe lui. Esatto, si rompe, si ferma, poi rinizia. Ok, però... ovviamente dovete sempre considerare che è molto importante l'esperienza del conduttore. Abbiamo deciso di introdurla nella nostra sezione riguardante le razze, proprio perché ci dà una esperienza diretta. Però è ovvio, ricordiamoci sempre che Evan è un soggetto. Ricordatevi sempre che per analizzare lo standard di razza dovremo analizzare tanti soggetti, fare lo stesso test per tutti i soggetti e poi tirare una somma, ok? Quindi Mattia lo ringraziamo perché ci porta la sua esperienza. Io penso che questo è un cane stupendo. Ora io sono vicino a questo cane, non potete immaginare quanto è bello. Spero che riusciamo a trasmettere tramite video l'imponenza che ha, perché vi assicuro che a vederlo così sembra di averci un lupo, se ci fai caso. Sì. Cioè, la sensazione è quella, forse è proprio quello che ci piace. È estremamente socievole. Stiamo attenti alla duttilità, perché non è così duttile quanto socievole. E quindi vediamo che cani possono essere docili, aggressivi, duttili, socievoli. Le doti caratteriali possono variare e intersecarsi in maniera continua. È un cane che a me piace tantissimo, sono felicissimo di lavorarlo e ringraziamo da morire Mattia e Evan. Prima Evan, poi Mattia. Però ringraziamo di avercelo portato. Girati, dove vai? Di qua. Dove vai? Evan. Chi è il cagnotto del zio? Noi ci abbiamo un rito che ormai è un must del nostro canale, che a un certo punto ci alziamo e ce ne andiamo. Ok. Ok, quindi andiamo di là. Dove vuoi? Di là. No. Andiamo. Yeah.